Gli animali selvatici hanno sempre suscitato timori e curiosità. Molte persone sono affascinate dall'idea di poter tenere in casa un animale cosiddetto selvaggio, magari di grosse dimensioni o di rinomata ferocia. Se qualcuno di voi avesse intenzione di adottare un animale selvatico, deve tenere presente che è meglio non farlo, essendo necessaria una conoscenza zoologica approfondita per garantirgli un adeguato habitat e le cure necessarie. Non vogliamo quindi proporvi degli esperimenti da fare in casa, ma mostrarvene qualcuno eseguito al CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, su queste piccole scimmie, i cebi dai cornetti, diffuse in Sud America. Quelli che vedremo sono esperimenti di etologia, la scienza del comportamento, atti a valutare le capacità di apprendimento di questi piccoli animali. Una nocciolina è contenuta nel tubo di plastica trasparente e l'animale ha a disposizione un bastone per risolvere il problema. Questo cebo di circa 2 anni e mezzo non ha capito come raggiungere lo scopo e cerca di far uscire la nocciolina in un modo molto poco ortodosso. Quest'altra scimmia, dopo vari tentativi, ha capito che ci vuole uno strumento. Come vedete, in questo caso, il compito della scimmia è stato complicato. Tuttavia, con un po' di ingegno, l'animale riesce lo stesso a risolvere il problema. I bastoni a disposizione adesso sono 3, ma sono stati tagliati così che uno solo non è sufficiente a estrarre lo zuccherino. Bisogna in qualche modo combinarli, metterne 2 in fila e dopo qualche errore ecco risolto anche questo problema. Questi errori, a differenza di quanto avviene nei bambini, non scompaiono. Il piccolo animale, dopo qualche tentativo, preferisce non correre inutili rischi ed evita quella sorta di zona pericolosa costituita dalla trappola. Ma allora, cos'è che ha capito veramente?